L'Italia non corre grossi rischi di retrocedere nella Serie B, tuttavia naviga staccata dalle prime quattro formazioni. Con gli 800 cominciano le gare a noi favorevoli, ci rappresenta Donato Sabbia costretto a doppiare. Sabbia riscatta l'ottavo posto nei 400 piani con una brillante gara sul doppio giro. Il potentino cede solo al britannico McKean ed è secondo, terzo il tedesco occidentale Brown, quarto lo spagnolo Trabado. Nei 3000 siepi Francesco Panetta impone un ritmo superiore e parte per una fuga solitaria analoga a quella degli europei dello scorso anno. Per l'Italia è l'unico successo in questa Coppa Europa, ma la prova ci consegna un Panetta che i mondiali previsti fra poco più di 2 mesi a Roma può senz'altro essere fra i protagonisti. Minuti 13 secondi e 47 centesimi per l'azzurro, a quasi un secondo dal record italiano di Scartezzini. Al secondo posto ad oltre 7 secondi il britannico Hackney, terzo il tedesco Estemelzer, campione europeo. Metri quasi come i 100, vince l'Infor Christi davanti a Brinkman. Pavoni non è però terzo come nella prova di ieri, bensì quarto dietro anche al sovietico Fedoriev. Martello al sovietico Litvinov con 82 metri e 28. La Coppa Europa sta prendendo la via dell'Unione Sovietica. Ancora l'impagabile Salvatore Antibo nei 5.000 metri. Dopo la fatica di ieri, nei 10.000 oggi è in lotta con lo spagnolo Abascal, il britannico Hutchins, il tedesco Est Schildauer, il tedesco Ovest Brand. Difficile l'impegno del cavallino di Altofonte, l'azzurro nulla può contro Abascal che vince la gara in 13-32-87 davanti ad Hutchins. Tuttavia il siciliano supera Schildauer e consegna altri 6 punti all'Italia, preziosi per una inattesa risalita fino al quarto posto provvisorio. Resta la 4x400, l'Italia deve difendere il quarto posto contro la Germania Ovest, staccata di appena un punto, mentre la Coppa Europa è ormai nelle mani dell'Unione Sovietica davanti alla Germania Est. La staffetta del miglio ripropone la sfida Schönlebe-Black Germania Est contro Gran Bretagna, con l'ostacolista Schmidt per la Germania Ovest come terzo incomodo. Vince la Germania Est sulla Gran Bretagna, la Germania Ovest, l'Unione Sovietica e l'Italia, quinta nella gara e quinta nella Coppa, superata di appena un punto dalla Germania Ovest. Per i primi 3 posti della Coppa Europa, Unione Sovietica prima con 2,5 punti sulla Germania Est e ben 18 sulla Gran Bretagna.